raise your hands, sing along with me as Eccoci qui, ragazzi. Ciao, guardate chi c'è insieme a me. Trovate qualcosa di strano di nuovo. Oggi c'è un compagno che mi dà supporto. Mi fa proprio da spalla. Speriamo che guardi un po' più in su. Eccoli. Vedo che c'è low. Ottimo feel. No, non so se... Ah sì, ok, c'ho il microfono attivato. Ciao Phil, ciao Lantern, hai visto? Ciao Marcus, ciao Darlui, ciao Snow. Low. Vedo che c'è ancora Pikachu in copertina. Sì, hai ragione, c'era ancora Pikachu perché... Non ho trovato più il file che mi hai passato stamattina. Ma lo devo andare a recuperare. Leonard Gray, buonasera, buonasera ragazzi. Ciao Antonino, spero che si veda abbastanza. Spero che si veda abbastanza. Come state? Dunque, questa sera facciamo un po' di Battlespot classico, anche se ovviamente lo saprete è cambiato un pochino il metagame perché è stato dato
Grass City Rain, o meglio Grass Surge, su Riaboom, il che per il mono elettro è veramente un casino. Cinderace anche con Libero è un bel disastro. Inteleon preoccupa perché è veloce, fa male, ma su un mono elettro non mi preoccupa troppissimo. Wow ragazzi, vedo che siete tantissimi, eh? Spero che il nostro Lanturn, il mio Lammy, mi dia un po' di fortuna qua. Si è un po' storto, cade un po', stai un po' più su. Guarda in camera. Non vuole guardare in camera. Phil, lì streamerai tu o qualcuno i DLC quando ci saranno? Ci stiamo pensando. Sarebbe carino aprire una nuova rubrica sulla Eldas League, non con me ma con un altro capopalestra. Stiamo lavorando all'idea che effettivamente porti lo stream dei nuovi DLC in virtù di capopalestra, ovviamente. Quindi speriamo. E più che altro bisogna trovare una persona che non è così tanto vogliosa di andare subito a finire il DLC, no? E deve avere un po' di pazienza. Comunque ragazzi, oggi io vi porto un team nuovo, in realtà, che ho provato in questi giorni, perché mi piace cambiare un po', no? E l'altra volta avevo portato quello lì con Morpeko, Stunfisk c'è ancora, non vi preoccupate, c'è ancora. E la star del team questo giro sarà, invece, ve lo faccio vedere qui brevemente, Charjabug. Io mi sono creato un team pensando, c'è un solo Pokémon elettro che ha un'abilità unica nel suo genere, ed è Charjabug. E Charjabug io l'ho già usato nei miei primissimi team, funzionava abbastanza bene. Vediamo se riusciamo a farlo funzionare bene anche in questo giro qua. Quindi, al posto di farmi sempre problemi, porteranno Incineroar, non porteranno Arcanine, ho detto, chi se ne frega, noi ci facciamo un team di solo ed esclusivamente Pokémon che siano attaccanti speciali. Quindi, essendo solo attaccanti speciali, abbiamo un po' di problemi contro i... Ovviamente non ce l'ho qua, ok, ve lo dovrò far vedere, scusatemi, direttamente in squadra. Avrò un po' di problemi contro i Gudra e i Sylveon e un po' di questa faccenda qua, ma comunque dovrebbe funzionare abbastanza bene. E quindi, oltre al ritorno di Charjabug, ragazzi, chi è il Pokémon elettro che non ho mai portato e che ha l'attacco speciale più alto in assoluto di tutti i Pokémon elettro? Anzi, addirittura penso che sia forse il Pokémon che ha l'attacco speciale più alto del metagame, al di là di Eternatus, no, neanche Eternatus. Penso che sia proprio il Pokémon con l'attacco speciale più alto del metagame. Tanto mi leggo un po' di chat. Lanturnino mio. Ma solo a me flasha lo schermo. Sì, flasha what? Ok. Ciaggino, sì, io anche lo vedo bene. Charge Lanturn. Lanturn purtroppo resta solo qui in panchina. Ora ti spareranno snow su tutti i sportivi di no. Comunque ragazzi, come vedete siamo scesi in Great Ball Tier, perché in questa stagione non ho ancora giocato nulla. Ho provato questo team abbastanza su Showdown. Purtroppo ne perdo ancora molte, quindi è un team che va sistemato, ma lo vedete qua. L'idea è quella di usare Jolteon, che con la Flame Orb e grazie al supporto di Charjabug riesce a essere molto veloce e da Modest fare veramente veramente male in Dynamax. Quindi una Dynamax inusuale, un ruolo inusuale per Jolteon, perché Jolteon, se ricordate, nel team precedente infatti è stato preso dai Denachos che vedete lì di fianco. Jolteon aveva un ruolo di supporto con Thunder Wave e quant'altro, invece qui ha proprio un ruolo di meniamo tanto. Rotom, standard, come sempre, provo a giocarlo senza la Light Switch perché ho un pudore. E come avete detto, come hai detto tu Simone, vedi Vikavolt che mi ha procurato S-Blade e il mio mitico Jeep che portavo in Overused nella scorsa in Sole e Luna. E
Quindi sì, potrebbe anche succedere, potrebbe anche succedere che ci si ritrovi in combo Vitavolt con Charizard. Spero che siate curiosi di vedere questo team e speriamo anche di vederlo funzionare. Io ho fatto un po' di lotte in questi giorni, vorrei fare un po' la chat un po' più piccola, se riesco, vediamo. Perché vedo veramente poco. Ok, dai, così ci vedo abbastanza bene. Ok, siamo in Mega Ball Tier. Vediamo. Ok, proviamo subito uno che porta qualcosa di estremamente fastidioso per questo team, cioè Durant con Whimsicott, veramente una lead terribile. Noi partiamo comunque con Jolteon più Charizard e vediamo un po' che cosa altro aspettarci. C'è un Gastrodon, quindi non potremmo neanche divertirci più di tanto. Questo vuol dire che dobbiamo portarci Vitavolt, perché è l'unico che potrebbe far fuori Gastrodon. Ma è un team molto problematico questo qui avversario, come tutti quelli che sono abituato ad affrontare, d'altro canto. Di sicuro mi devo portare dietro Rotom per cercare di fare qualcosa di buono. Però la vedo grigia. Come vedete, infatti, in questo team qua io non ho Fake Outer. E avevo pensato di usare Raichu anche come nuovo al posto di Toxtricity per fare Fake Out e giocarcela un po' così. Però non lo so, proviamo un po' di cose strane. Vitavolt, ragazzi, ha un set che non avete neanche idea. Neanche idea di che set abbia questo Vitavolt. Una cosa spettacolare. Spettacolare davvero. Ok, lui parte subito con Lapras. Io in realtà potrei quasi azzardare un Max Guard qua, perché lui farà il Tailwind e non mi mi outspeed forse quel Lapras sotto Tailwind. Col Max Guard forse evitiamo la Giga Max Resonance e gli stoliamo un turno. Mentre io posso fare un Light Screen qua per prendere un po' di danni dopo in tranquillità. Spesso vedrete... Ah, attenzione, ritira Lapras e metterà Gastrodon. Ok, ok, va bene. Va bene. Comunque, ragazzi, il set di Vitavolt è una cosa spettacolare. Quanta potenza prende Electro Ball? Electro Ball può prendere fino a 150. È un po' difficile. Su quelli che usano il Crit, 150. Normalmente sta sui 120 comunque. Noi qui ci siamo protetti, l'abbiamo un po' sprecata la Dynamax, ma uno si porta l'Abras davanti, non sai bene cosa aspettarti. Comunque. E mette il Trick Room con Whimsicott. Ammazza, mai e poi mai avrei pensato a Trick Room su Whimsicott, ragazzi, mai, mai nella vita l'avrei pensato. Ok, questa è una cosa che mi sconvolge parecchio. Tra l'altro noi ci siamo già protetti. Io non voglio che lui si aumenti la difesa speciale, sinceramente, però anche qui sarebbe un po' sprecato metter dentro Rotom e bruciarsi così. Ok, mettiamo dentro Rotom, non importa, ci bruciamo qui questo e qui facciamo un Volt Switch su Whimsicott. Ritira Whimsicott. Entra dentro con Keldur. Ok, io spero di aver letto bene. Ci sprechiamo la Dynamax completamente. Però mi aspetto che adesso il suo Gastrodon forse faccia qualcosa, tipo il Power, vada in Dynamax con Gastrodon e faccia il Max Quake su Rotom. E io non volevo che si mettesse la difesa speciale aumentata, sinceramente. Quindi proviamo anche noi a stollare sia questa trick completamente inaspettata, che
che questo questo gap, così ce ne andiamo via, ce ne andiamo via e mettiamo dentro Jolteon. Mettiamo dentro Jolteon perché io voglio comunque continuare a stollargli questa Dynamax. Come? Attirando su di lui il Max Quake di nuovo. È un rischio, perché se perdo di Icavolt perdo il match. E qui con Rotom posso farci veramente niente. Qui dobbiamo continuare a fare questi giri e rigiri. Noi cambiamo, al posto di Rotom mettiamo Charjabug, perché lui farà la mossa lotta su Rotom. E al posto di Jolteon mettiamo Vitavolt. Vediamo se l'abbiamo letta bene, ragazzi. Dobbiamo stollare e riposizionarci di continuo. Speriamo che non abbia fatto frane, schifezze varie. Comunque li vedete adesso, Vikavolt e Charjabug insieme. Speriamo che non scompaiano. E guardate Vikavolt che bello. Shiny. Bellissimo, bellissimo. Max Quake. Lo evitiamo. Spero che lui abbia fatto il Drain Punch. Drain Punch, ok, l'abbiamo letta molto bene. L'abbiamo letta molto bene. La stiamo effettivamente leggendo molto 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 bene. E gli stiamo anche stollando un pochino la Trico, che in teoria ha ancora due turni fastidiosissimi. Due turni fastidiosissimi. Io non mi posso permettere di beccare. Purtroppo il mio Chargeback avrei voluto che fosse... Avrei tanto voluto che fosse... più lento di quel con Keldor, ma purtroppo non ho avuto tempo oggi di mettermi a bridarlo con zero heals in velocità. E qui ci proteggiamo perché secondo me lui fa frana. Spero soltanto che non abbia voluto fare il Max Geyser, che l'abbia voluto fare mi aspettavo che la facesse su Vikavolt. Però noi abbiamo l'Ice Cream, abbiamo il Protect, non ci fa niente. Rock Slide, ok. Ok. Rotom si prende un danno non da poco, non indifferente. Comunque l'ultimo turno di questa Dynamax. Che fatica, ragazzi, ultimo turno anche di Trick Room. Il problema è che lui ci sta menando non poco, purtroppo. Non poco, purtroppo. Wow! Competitivo Ita Pokémon che ha attaccato con un raid party di 25 spettatori. Grazie mille, ragazzi. Solo che mi trovate in un momento un po' critico della questione. Veramente abbastanza terribile. Devo stollargli la Protect qua e qui, ragazzi, devo per forza mettere dentro Charjabug, per forza di cose. Per forza. Anzi, quasi quasi, ragazzi, mi faccio sacrificare Jolteon. Mi sacrifico Jolteon, o comunque ce lo devo aver lì dietro. Grazie mille per l'iscrizione, Diego. E Ardux, wow, grazie mille, ragazzi. Grazie mille, grazie mille. È una fatica boia, ragazzi. Per chi si è appena connesso, sappiate che mi sono appena beccato un Whimsicott che in lead mi ha fatto Trick Room, quindi ci sono rimasto parecchio male e sto cercando di riposizionarmi con tutti, ma è un disastro. Ok. Grazie mille, ragazzi, per tutti questi follow. Grazie infinite. Ok, io mi aspetto adesso il Mark Punch qua. Grazie mille, grazie mille, Gabby. Ok, è finita la Trick Room, ma la cosa non è che sia proprio... Devo abbassarsi le notifiche che mi uccidono l'audio. Qui adesso facciamo un Dark Pulse e qui proviamo, ma tanto sappiamo che ci andremo giù di Mach Punch qua. E invece no, si becca l'Electro Ball, questo vuol dire che vuol fare il Drain Punch dopo. E l'Electro Ball, ragazzi, guardate il danno che fa. Capite perché mi gioco Electro Ball su
Jolteon. 150 danni su Conkeldurr, ragazzi. 150 danni. Ed è pure flinciato questo caso. Turno che è andato bene abbastanza per me. Jolteon, 4 HP. Dai, io ci credo. Qui il mio Lantern è... scusate, è un po' andato giù. Dai, dai Lammy, stai su. Grazie mille comunque a tutti quelli che si sono iscritti. Scusate che adesso abbasso un pochino la finestra, l'audio della finestra Visi. Ok, lui rientra con questo Whimsicott che è veramente una rottura micidiale. E vorrà fare di nuovo il trick, maledetto. Noi faremo Shadow Ball e Dark Pulse su questo Gastrodon per cercare di menarlo. Speriamo che non protegga. Dobbiamo cercare di fare il più danno possibile. Magari gli abbassiamo la difesa speciale? No. Qui fa il Giga Drain su Whimsicott. Ok. Ok, a me va bene. A me va bene. Io ho bisogno che uno dei due vada giù. Spero che non flinci, sinceramente. Che cavolo. Due flinch su due, però. Due flinch su due non mi va bene. Prima, qualche settimana fa, ci siamo sfidati a un giorno di competitivo con l'ultimo elettro, sbaglio. Sì, esattamente, Jester. Esattamente. Solo che avevo un altro team. Adesso ho questo qui. Allora, ne approfitto di questi 30 secondi per farvi vedere questo set fuori di testa di Vikavolt. Vikavolt è l'unico Pokémon elettro che in questa generazione impara Zap Cannon, che ha 50% di probabilità di missare. Se becca, fa uno sbracco di danni e paralizza. Ma se missa, c'ho la Blunder Policy, quindi mi aumenta la velocità di più 2. Ed è veramente fantastico, se ci pensate. Molto carina come cosa. Ora, io non so cosa aspettarmi di lettura da questo Whimsicott, sinceramente. Non so se farà il suo Giga Drain o se farà il trick. Noi qui comunque facciamo l'Energy Ball e speriamo che questo Gastrodon non se lo aspetti. Speriamo. In teoria noi dovremmo essere più veloci di Gastrodon, perché abbiamo comunque un minimo di... a parte che questo sembra un Trick Room Abuser, quindi io spero che lui abbia fatto Giga Drain là e lo proteggiamo. E facciamo l'Energy Ball su Gastrodon, sperando di beccarlo per primo, e può avere tutto quello che vuole. Gastrodon è esploso. È superato in follia, non vale. Hai visto? Ok ragazzi, un match iniziato in un modo terrificante. Adesso siamo 3 contro 2, e quel 2 è Lapras, che non può andare in Gigamax. Non può andare in Gigamax. Noi adesso azzardiamo, e lo azzardiamo, è veramente un azzardo, il Zap Cannon. Azzardiamo il Zap Cannon. Se lo becchiamo, esplode. Vediamo, non è ancora detto niente però, perché lui con Lapras e con Whimsicott mi rende molto problematica la storia con Cotton. Lapras protegge, lui vuol fare il trick, ma avrei dovuto pensarci. Noi invece vuol fare Moonblast. Ok, vuole abbassare l'attacco speciale di lui. Lo avremmo beccato. Ora, il nostro Light Screen è finito da mo. Quindi noi ci mettiamo qua di sicuro. Purtroppo Energy Ball non credo che lo faccia fuori, quindi noi azzardiamo il Zap Cannon e vediamo. E dai, Freeze Dry ci colpisce per primo, quindi se lui facesse il Trick Room andremo più veloci. Ci congela Charjamak, ti prego. Vikavolt vai e missa. Missando ci attiva la Weakness Policy, quindi dopo siamo più veloci di questo Lapras. E lui fa il Trick Room, quindi siamo adesso di nuovo più lenti di questo Lapras. Ok ragazzi, qui siamo stati veramente, sì, 27 spettatori ragazzi, però siamo stati veramente sfigati col Frozen. Ok, noi adesso abbiamo bisogno di ritirare Vikavolt, perché abbiamo bisogno di sfruttare questa Trick Room.
perché Dick a volte adesso è diventato più veloce di Lapras con la Blunder Policy. E dobbiamo veramente, veramente... Sì, l'Energy Ball qui sarebbe stato meglio. Charge Bug ovviamente è congelato. Ci prendiamo il Freeze Dry su Rotom che esplode. Guardate ragazzi, perdere questa mi fa veramente arrabbiare tantissimo. Mi fa veramente, veramente, veramente arrabbiare tantissimo. Non ne avete idea. Perché io mi sono ritrovato con una lead completamente inaspettata e qui veramente, al di là del Misty Zap Canyon, veramente. Allora, secondo me, se lui ha fatto il Trick Room, pensa che Lapras sia più lento. Noi facciamo un Protect per scoutare che cosa vuol fare lui. Noi facciamo Protect, vediamo se Lapras ha fatto Protect. Non avrebbe fatto Protect. Lui fa il Moonblast maledetto. Però qui cosa facciamo? Azzardiamo il Zap Cannon, l'unica è azzardare il Zap Cannon. Dai Vikavolt, ti prego, ti prego, dai, niente, 50% di possibilità ragazzi, non possiamo lamentarci qua, non possiamo lamentarci. E, e 100% di possibilità di restare congelati da questo... da questo stramaledetto Freeze Dry. Niente ragazzi, peccato, abbiamo perso un match che avremmo potuto vincere. Questo mi fa pensare al fatto che giocare Vikavolt con Zap Cannon e... facciamo almeno un Bug Buzz per... giocare un Vikavolt con Zap Cannon e la Blunder Policy non è forse l'idea migliore, dovrei giocarlo molto più standard, Thunderbolt più... non so, una bacca o un qualsiasi altro strumento. Team, ripeto, ancora in prova. E peccato, peccato, perché veramente qui ragazzi, se Charge Bug non si fosse congelato, io avrei fatto Light Screen e sarebbe stata un'altra partita, sarebbe stata un'altra partita. Quindi davvero mi fa abbastanza arrabbiare questa cosa, perché abbiamo fatto tutto un mega giro di Pokémon iniziale per stollare quella Trick Room e abbiamo predittato due Max Quake di Gastrodon Dynamax, ragazzi, veramente mi fa veramente arrabbiare questa cosa. Comunque noi non ci arrendiamo, andiamo ancora più sotto. Io spero in questi giorni, ragazzi, tra l'altro, di ottimizzare il team su Showdown e poi portarlo qua direttamente quando sarà il Master Ball Tier. Quindi mi farò dei match per conto mio, perché è molto più interessante giocare in Master Ball Tier che in Mega Ball Tier. Comunque ragazzi, vedo che siamo ancora in tanti. Giga Crit in arrivo, LOL 1PS poi, ma che sfiga veramente, guarda. Lasciamo perdere. Marco Franci 92, bravo che sei del 92 come me. Oltre al danno la freeze beffa, esatto, hai detto bene, no? Intanto ragazzi, grazie a tutti i capi palestra dell'Hellas League che sono arrivati. Ok, questo cosa ci porta? Questo ci porta un altro Trick Room con Chandelure, oppure no? Oppure no? Io qui comunque parto con Jolteon e Charge Bug come sempre, perché qui mi potrebbe tornare utile metterla Rain nel caso partisse con Rhyperior. Purtroppo, visto che si gioca Ferrothorn, io devo avere Vikavolt e ci portiamo poi Stampist nel caso facesse un Trick Room, anche se non so,
Non so se farà il trick room. Però Stunfisk anche mi può aiutare con quel ferro attorno. Vediamo. Vediamo come va, ragazzi. Vediamo come va. Che come Lidda anche. Lidda con due cose incomprensibili. Ok, con questo lancio in piedi, mi spiace. Lidda con Rotom e Dragapult. Qui noi non perdiamo tempo, facciamo subito il Max Phantasm su questo Dragapult, mentre qua ne approfittiamo. Nel caso dopo entrasse con Rhyperior, di sicuro entra con Rhyperior, per mettere un Rain Dance, perché Rain Dance sì, ovviamente diamo un bel vantaggio a quel Rotom, però quel Rhyperior non si aspetta forse il Dragapult. Vediamo. Noi ovviamente siamo più lenti di Jolteon adesso, quindi può darsi che lui abbia fatto... Ok, protegge. Mi va bene. C'ho Max Phantasm, quindi... Anche se gli attivassimo una Weakness Policy a me andrebbe bene. Potrebbe pensare di farla Dynamax, qualche motivo strano. Perché adesso c'è la Weakness Policy, ma noi in realtà siamo più veloci. Noi siamo più veloci, a meno di Electroweb. Lui fa Nest Block. Ecco, questo è un problema enorme in realtà. Perché noi adesso abbiamo fatto Rain Dance. Quindi lui con quel Rotom ci sciotta praticamente tutti quanti. Quindi quello che noi dobbiamo fare adesso è il Max Guard qua. E il Lightning qua. Abbiamo dato un troppo favore a questo Rotom. Dobbiamo farci il Max Guard. Ci sprechiamo un turno di Dynamax. Lui fa il Phantom Force, ha fatto benissimo. Però almeno mi... Ok, però se quel Rotom non Dynamax... Se quel Rotom non Dynamax, non so se regge la... Max Lightning. E ora Dynamax. Invece no. Si protegge. Ok. Ok. Noi ci prendiamo una bella, un bel danno dal Phantom Force di questo... Ok, lo fa su Chargeback, pessima idea. Pessima idea, non ci fa niente su Chargeback. Ok. Però lui forse ha voluto stollarci di proposito. Qui, la Dynamax. Dobbiamo farci Shadow Ball qua. Per forza. E poi facciamo uno String Shot, perché che abbiamo dietro? Abbiamo Vitavolt, quindi abbiamo bisogno che questo Rotom dopo sia più lento. Speriamo che non faccia Dynamax su Dragapult. Protegge con Dragapult, madonna. Ragazzi, ma mi spiegate perché solo io in classe Mega dove mi trovo la gente che sa giocare? Perché? Perché? Missa con Idropompa e vai un po' di C dalla mia per una volta. Ora secondo me questo Dragapult lo ritira e noi ne approfittiamo per far fuori questo Rotom. Dopodiché qua
potrebbe anche proteggere Rotom. No, non penso di essere più veloce, perché sennò non si sarebbe protetto adesso. Secondo me lo ritira, vediamo. Ok, non lo ritira. Rotom comunque esplode. Noi esplodiamo. No, lui fa Phantom Force. Va bene, va bene. Purtroppo c'è finita la Rain. Lui adesso entra con un bel Vaporeon che la metà basta. Noi abbiamo bisogno di mettere la Rain. Invece entra con Ferrothorn. Ok. Noi qui dobbiamo mettere Stunfisk. Se lui fa Phantom Force potrebbe addirittura paralizzarsi. E facciamo un... però lui ce l'avrà Rhyperior dietro, ragazzi. Ce l'avrà Rhyperior dietro. Io ho l'unica chance per metterla Rain, ce l'ho qua. Quindi devo metterla. A che tier siamo? Tier bassissima. Siamo Mega Ball 8. Phantom Force su chi? E invece la fa ancora su di lui. Ma noi resistiamo. Charge a base, ragazzi. Resiste. Un bel rischio però da parte di questo drago. Leech Seed. No, Gearball, ok. Non ci fa nulla. Paralizziamo magari. Non paralizziamo. Ok. Azzardiamo l'Earth Power su questo Ferroton, perché fin tanto che Dragapult è lì e noi abbiamo il nostro Jolteon, dovremmo starcene abbastanza tranquilli. E rimettiamo su, in realtà il Light Skin qui non serve a niente, secondo lui è dietro a altro. E facciamo il Volt Switch qua. E vediamo. Farà Phantom Force di nuovo? Farà Dragon Dart? Dragon Dart. Fa molto male, sto coso. Crit. Crit, vabbè, vabbè. Ok. Ferrothorn. Fa knock off. Ci fa fuori, ma almeno lo paralizziamo. Ok. Noi abbiamo la Rain alla nostra. Dobbiamo provare a far fuori questo Dragapult. Intanto che la Rain resta in campo, per poi fare molto 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 male, anche se lui ha ancora una Dynamax a disposizione, su Rhyperior. Purtroppo il nostro Bug Buzz non basta per far fuori questo Ferrothorn. Lui potrebbe pensare di proteggere, ma noi non possiamo permetterci di rischiarla. Potrebbe anche andare in Dynamax con il Dragapult. E non facciamo fuori, facciamo fuori. Vediamo cosa decide di fare. Protegge. Speriamo che Ferrothorn resti paralizzato allora. E che non metta Leech Seed, non faccia schifezze varie. Questo non gli fa bene. Ma guardate quanto resiste. Power Whip fa male. Power Whip fa male, fa male. 7 HP, non lo reggiamo. Niente. Persissima anche questo match. Non so che dirvi, ragazzi. Nothing ha provato questo team un sacco in questi giorni. È vero che era un po' diverso, c'era Raichu, c'erano un sacco di discharge e ha fatto veramente le stragi. Evidentemente io devo ancora farmi un po' di esperienza in BGC per usare un team del genere. Mi spiace, perché secondo me l'idea di abusare di battery c'è, solo che devo migliorare in alcune risposte. No. Zap su Draga, doppia paralisi, easy come non detto, certo.
andiamo avanti. Per adesso due match fatti, due persi, fantastico. Il giorno in cui c'ho più spettatori totali, andiamo verso la Pokéball Tier. Comunque ragazzi, cioè, non so se sia inizio season o che è, però ci stiamo trovando comunque giocatori bravi. Oddio, allora parliamo, il match numero 1 l'ho perso per sfiga immonda su uno che giocava Whimsicott con Trick Room. Questo qua ha giocato bene. Questo ci gioca un Cristo santo, questo ci gioca Hippodon, Tyranitar, Gastrodon. Ragazzi, come faccio? Cinderace, Heliolisk, Sandveil probabilmente. Secondo me Dracozolt va portato in team, però volevo cambiare un po', no? Perché Dracozolt è stato quello che mi ha fatto fare effettivamente i risultati migliori in assoluto. Chi ci mette contro questo coso? Stunfisk? Rotom qua fa faville? No, perché c'ha Gastrodon. Non fa faville per niente. Zero totale. Infatti spero di attirare quel Gastrodon. Gigavolt fa faville, ma lui c'ha Cinderace, c'ha Tyranitar. Però non in lead, invece ho portato in lead, quindi proprio per sperare di attirare quel Gastrodon. E lì portare un Ipnus e Tyranitar. Io spero che lui voglia azzardare. Sì, è già possibile giocarlo con la Hidden Ability. Io spero che lui voglia azzardare con Tyranitar il cambio per metterci Gastrodon. In quel caso noi comunque ci proviamo a fare il double hit. Reuniclus metterà il Trick Room. Ok. Sarebbe quasi da tentare il Buzz. Tentiamo il Buzz. E che cavolo, no, aspetta. Max Flutterby qua. Qua, ok, dovrebbe averlo preso. Vediamo. Noi in teoria dovremmo essere più veloci di questo Tyranitar. Che meraviglia ragazzi, che sono felicissimo di averlo portato. Idropompa, riattiviamo una possibile weakness purtroppo, speriamo di essere più veloci. Fa Rock Slide, ci fa uno spreco di danno, non siamo più veloci. C'è la conchinella. Ok. E noi abbassiamo l'attacco speciale in teoria di Reuniclus, il che è anche utile. Però fa il Trick Room. Fa il Trick Room. Dicavol secondo me comunque va bene giocato così, ma devo giocarlo con un set più sensato. Ok, noi insistiamo con il Max Flutterby qua e continuiamo con l'idropompa là, sapendo che c'ha un Gastrodon dietro, ma che si è messo Hippodon, magari non vuole metterlo dentro. Vediamo, lui farà, spero Reuniclus, ma dubito, perché almeno un attacco speciale. Infatti mette Gara, ma
Metto lui che se mi fa max rock, non è detto. Non è neanche detto. Se va double sì. Psy Shock fa male, ma abbiamo abbassato il suo attacco speciale. Ci attiva la bacca. Rockfall, speriamo di reggerlo ragazzi, speriamo di reggerlo. Lo reggiamo, lo reggiamo. Perché non è stabbato altro caso. Doniclus esplode. Comunque scelta di stile di Cable Shine in peso. Hai visto Ali? Idropompa che fa dei bei danni. Crit. E gli abbiamo attivato la Weakness Policy però. Mannaggia la miseria. Noi siamo colpiti dal Sandstorm. E c'è Gastrodon. Adesso c'è Gastrodon. Ok. Noi qui dobbiamo azzardare il Max Overgrowth su questo Gastrodon. Oddio. Ragazzi, il problema è che se Vikavolt mi muore, se Vikavolt mi muore, io Gastrodon non lo posso più tirare giù. Quanti turni ha di Trick Room ancora sto coso? 3 turni di Trick Room. Devo salvarlo Vikavolt. Ci metto Stunfisk e qui proteggo. Proviamo a stollare il Trick Room. Lo so che è un rischio enorme togliersi Vikavolt con così poca vita, ma è l'unico modo. Speriamo che abbia fatto il Rockfall ancora. Proteggiamo qua. Caldo, mannaggia su Stunfisk. Rockfall su Rotom, immagino. Va bene, va bene. Io proteggo Stunfisk. Voglio fargli stollare l'ultimo turno di Trickling e di cosa. Qui faccio un Dark Pulse per mettere Hippo Down Force in range di Shadow Ball dopo con Jolteon, se reggiamo il Rockfall che ci arriverà in faccia, quindi neanche lo reggiamo. Vediamo. Max Rockfall qui, lui ha più 2 perché c'ha la weakness. Non credo che lo riprenda. Infatti. Troppo. Adesso però entriamo con Jolteon. Proteggiamo con Jolteon. Ora, in teoria Stunfisk è più lento di tutti, anche di Hippodown. Gastrodon noi lo sistemiamo dopo senza problemi, con l'Energy Ball, anche se potrebbe dar la Rindo Berry. Però non so se Hippodown è in range di Shadow Ball qua, sinceramente. Quindi facciamo così. Ci proteggiamo. Questo dovrebbe essere l'ultimo turno di Trickle, se non sbaglio. First Power, attacchiamo per primo, gli fa male, siamo anche Life Orb. Bella lì. Ci arriva una Scald su Stunfisk, probabilmente. Ok, è finito il Trickle, è finito la tempesta di sabbia,
e abbiamo fatto benissimo a tenerci salvi di Carol, perché altrimenti noi questo Gastrodon non lo facevamo più fuori. Ma grazie ad Energy Ball più Shadow Ball, non Protect, Shadow Ball, questo Gastrodon dovrebbe salutarci. Stampis Glyphon mi fa uscire di testa. Hai visto? Hai visto? Però è il mio Trick Room Abuser. Se vai a recuperarti i video precedenti sul mio canale, sul canale YouTube, lo trovi qui nel... della Eldas League, lo trovi qui nella mia descrizione. Trovi anche Pink Urchin, che era il mio primissimo team che mi ha portato in ottimi risultati in Master Multiver. Ok. Shadow Ball qua. Energy Ball. Non ha la ring, quindi va via. Anche avesse avuto la bacca che riduce come serva, non avrebbe potuto vincere, a meno di Muddy Water più proc di precisione su Jolteon e porcate del genere. Quindi ragazzi, almeno uno l'abbiamo vinta. Capirai, capirai che fatica. Comunque questo aveva già un team più strano da Mega Ball tier. Andiamo avanti e vediamo, il team comunque va migliorato, sono d'accordissimo. Soprattutto Vikavolt col Blunder Policy, come vedete per adesso non è servito molto, solo che a me piaceva tanto l'idea di usare Zap Cannon, mi piaceva tanto. Ok, qui abbiamo un'altra cosa terribile, cioè Excadrill Mold Breaker. Nello specifico non solo il problema è qui Excadrill Mold Breaker, il problema è anche che c'è Whimsicott maledetto. Whimsicott maledetto rompe da morire. Qui forse ci conviene lidare di nuovo con Vikavolt e forse con Charjamar. Dietro Rotom, Toxtricity qui potrebbe far bene. Potrebbe far bene. Però finché c'è quell'Excadrill noi non possiamo portarci Toxtricity. Toxtricity e Scarf. Ci sono due. Dai, proviamo a portarci Toxtricity, dai. Azzardiamo Toxtricity. Vediamo. Vediamo come evolve il game. Lammi tu, resta su, mi raccomando. Qui inizia con Elfun e Bulmona. Quindi di sicuro questo Whimsicott non è Sash, perché si romperebbe la Sash con Nighters. Toxtricity e Gigamax. Toxtricity e Gigamax. Però lo gioco più per lo Scarf Overdrive finale. Qui proviamo un Bug Buzz su questo coso qua e un Light Spin qua. Sapete cosa? Io azzardo il Zap Cannon invece, perché se missa mi becco il più 2 in velocità e quindi poi posso lavorare con String Shot sul suo Tailwind. Vediamo, qui farà l'Aurora Wave, immagino. Noi ci mettiamo anche Light Screen, che male non fa. Zap Cannon non missa, quando invece mi sarebbe piaciuto che missasse. Guardate il danno che fa sotto l'Aurora Wave. Comunque.
Ok. Aurora Wave. Adesso dovremmo anche pensare dopo a chi effettivamente mettere in Dino, cioè forse però non è neanche una cattiva idea farla Dynamax su. Restiamo così, facciamo il Bug Buzz qua più un bel Rain Dance dopo per Roto. E per evitare che lui spammi Blizzard. Ok, lui ritira. Metterà Excadrill. No, entra con lui, ok, non gli piacerà la mossa. Sono felice di aver fatto il Rain Dance qua allora. Paralizzato, bella lì. Questo non gli farà bene. Rain Dance. Niente più di Blizzard su questo coso qua. E questo Incineroar adesso ci dà meno fastidio di quel che crediamo. Qua conviene forse che cambiamo in Rotom a questo punto, però me lo vorrei tenere buono per dopo. Ok, proteggiamo semplicemente e facciamo un screenshot per stollare sia i suoi Aurora Veil che il suo Tailwind. Freeze Dry, ci proteggiamo. Darkest Laria, ci proteggiamo. Screenshot 3 che entra. Ok. Non credo di essere comunque più veloce di questo Nantenza, ma poco importa. Azzardiamo il Zap Cannon qua e ci leviamo. Freeze Dry, speriamo di entrare col Zap Cannon. Abbiamo anche il Light Screen. Lui entra più veloce di me, quindi un Incineroar veloce. Ok, Zap Cannon becca anche sto giro. Ottimo. Ottimo. Ci togliamo. Ora si fa un piccolo spam di Toxtricity. Non hanno più il Tailwind. Hanno però l'Aurora Veil, ma noi rientriamo con Charge Bug e facciamo l'Overdrive. Ritira, metterà Excadrill. No, mette Wind. Ok. Non abbiamo più Light Screen, questo potrebbe essere un po' un problema. E lui entra con Excadrill. E invece no, niente Excadrill, attenzione. Attenzione. Lui vorrà fare il suo no retreat. Aurora Veil ancora per turni. E facciamo screenshot qua. E azzardiamo il Gigamax Sunstorm qua. Ragazzi, è ora di portarci il nostro Toxtricity in Dynamax.
mette il Tailwind. Fa il no retreat, l'abbiamo detto bene. Speriamo di paralizzare. Vediamo. Questo bene non gli fa comunque, ragazzi. Sotto Aurora Veil. Sotto Aurora Veil. Whimsicott Poisons. Ma Legios paralizzato. Adesso noi facciamo anche lo String Shot. Quindi, anche se era col Tailwind, adesso lui è a più 3, meno 4. Cacchiarola, c'ha il Defiant. Al Defiant, che non è proprio il massimo. Ok. Facciamo un Volt Switch su questo coso. Non credo di aver axato malissimo. Perché sì, ho azzeccato i Zeph Cannon, ma... ma è anche vero che... ok. È anche vero che se non avessi azzeccato i Zeph Cannon avrei vita volta più 2. Avrei avuto vita volta più 2 a velocità. È nel primo che... veramente... non so se lo facciamo fuori, perché lui è ancora l'Aurora Veil. Ci fa il Moonblast, speriamo che non ci faccia il drop, ti prego. Ovviamente ci fa il drop. Lui ha un più 1 di difesa speciale, l'Aurora Veil. Noi abbiamo il nostro Charge, guarda. Mai paralizzato. Però bravo, bravo Felix, anche tu fai il più bravo. Adesso entriamo con... ma sapete che non so chi si pierde? No, ok, dica volte più. Facciamo così. Non lo strazzano, mi pare che... sì. Concedetemi la mannaggia, miseria. Allora, questo coso va giù di... va giù di Poison e lui va giù di Max Ulz, in teoria, perché abbiamo il più in attacco speciale. Sono felice di essere riuscito a portare Toxtricity con me, ragazzi. Ok, Moonblast lì, va bene. Sono riuscito a portare Toxtricity Gigamax. Lui veramente mi fa passare un pochino alle prime armi, secondo me, per non portare un Excad di contro il mio team. No? E adesso, cioè, rendetevi conto, da inizio match è finito l'Aurora Veil. Ah no, non è morto ancora di Poison, c'ha uno di vita, c'ha questo essere immondo. Ok, dai, ha scelto la difficoltà armi, veramente. Ok, lui ha il suo timing ancora, forse non se lo può mettere, ma vabbè, direi che questa è più che andata. Brava, brava, brava Tatiana, la mia Toxtricity. Bene ragazzi, come al solito abbiamo fatto 4 match, quindi facciamo l'ultimo. Stiamo sempre insieme in un'oretta e mezzo. E vediamo di andare perlomeno in positivo, no? Ma ne abbiamo fatti 5, spero che non mi ricordo. Penso che fosse il quarto. Dai. Almeno. Almeno quello. Dai.
Comunque ragazzi, vi sarete chiesti perché ho l'Antun. In realtà una mia amica è arrivata dal Giappone e... Ok, interessante, questo possiamo iniziarlo così però. E... Scusate, mi sto ragionando un attimo su chi portare. Caburaludon anche, che è un po' fastidioso. Forse non porta primarina. Potremmo azzardare Stunfisk, perché Duraludon se lo mangia. Anche Vikavolt qua ci starebbe un po', però è vero che c'aveva Arcanine e altro. Comunque ragazzi, una mia amica è arrivata dal Giappone e mi ha portato un po' di cose dal Pokémon Center giapponese di Tokyo, uno dei tanti. Guardate, lo vedete la bustina con Corbani, e mi ha portato appunto questo bel pupazzetto. Mi ha portato una cosa che, se Aluna è in chat, non mi sembra averla vista, impazzisce, cioè un piccolo cucumucu sulla su una sfera. Non so bene che cosa serve, lo decorativo. Ok, lui inizia Whimsicott Tyranitar. Pensavo già che avrebbe fatto così. Noi facciamo Max Guard qua e Rain Dance qua per provare a menarlo dopo con la Weather Ball sotto Rain. Mi ha portato poi vari poster, qui vedete un poster scritto in giapponese con tutte le cose inerenti al DLC, sia fronte che retro. Vedete? Leggo in chat, bellissimo Phil, cosa fai? Ho fatto il Max Guard qua perché secondo me lui mi vuol fare... No, Weather Dynamax non rimane di tipo normale, diventa di tipo acqua. Peccato che lui faccia il Max Rock su Charge, ma che non so se lo reggiamo. Lo reggiamo. Lo reggiamo. E adesso questo non piacerà, questa è la strategia che io uso sempre. Hai visto? Lo è, e tra l'altro non ha neanche l'Ebs che avrei dovuto dargli, perché appunto dovrei, mi sa che chiederò a Sblade di far da spaccino in là. Qui azzardiamo lo screenshot, vediamo se lui si preoccupa di chi si preoccupa. Helping Hand, attenzione, io spero di essere più veloce perché abbiamo la Claymore. Ok, siamo più veloci, abbiamo la Rain, abbiamo Chargeback, gli faremo molto male, cosa. Non abbastanza, speriamo solo che sia andato, lo spieghiamo la Weakness, quello che vuole, speriamo solo però che sia andato nello slot di Giorgio. Mannaggia, però si aumentano di quello speciale. Ok, noi facciamo adesso lo screenshot, quindi già annulliamo il timing, e questo vuol dire che lo possiamo far fuori. Ok, non siamo comunque messi molto bene, lui ci ha piegato in due membri del team, e Whimsicott è in vantaggio ovviamente contro... Devo fare l'Ice qua, sperare di riuscire a farlo. Speriamo che sia pollo. Dai, ci voglio credere ragazzi.
Dai, Tom. È la mia unica speranza. Che faccia un altro Helping Hand, qualche altra porcata micidiale, faccia quello che vuole. Fatown. Mannaggia, Fatown su Charge, vai. Ok, almeno Tyranitar è andato giù. Cioè, se ci pensate, tutti i Pokémon migliori elettrico e contatto sono stati questi qui che sono super mega scontatissimi. Charizard, Stuntisk e Pinkerchi. Cioè, già ci proviamo. Su Whimsicott io spero soltanto che non abbia la mossa erba, perché la mossa erba è un problema. Come vedo, sì, ho visto che ti sei convinto. Ok, ce l'ha lui la mossa erba, non male. Ci attiva però la Citrus. Nacho, Fred, Jolty, ma Jolty... Sì, Jolty è stato fantastico, però anche appunto Fred. Spero che abbia fatto Moonblast, non so di lui resistono. Moonblast comunque, ragazzi, è una mossa troppo rotta, diciamo, una volta per tutte, perché... Ok. Insistiamo. E proviamo a proteggere qua. Come lui fa Seedbomb su Stuntisk? No, beh, rompiamo la... Ok, facciamo così. Protect e Earth Power, secondo me lo facciamo fuori sto passino. Ci preso uno sbracco di danni da Rotom. Vediamo di averla letta bene, speriamo che lui abbia fatto il Seed Bomb su di lui. Tiling. Ok, l'abbiamo letta bene, fallo fuori, dai. Life Orb, Earth Power, bomba, bomba ragazzi. E se lui adesso ha Duraludon, siamo messi bene. Se non ha Duraludon, siamo messi male. Arcanine. Ok, ci ha messi ancora meglio che con Duraludon. Allora, io non ho visto far mosse erba a questo Whimsicott, quindi forse ha soltanto Moonblast e noi dobbiamo menarlo come se non ci fosse un domani. Fasnavi, il maledetto. È il male per questo motivo, purtroppo. Speriamo di non missare. Speriamo di non beccare un drop di Moonblast. Ok. Hydrocon da Entran. No, niente bacca, niente bacca. Speranziana Citrus. Dito incrociato, non è una Citrus. Earth Power, Life Orb, Max Special Death, attacco speciale. Lo ammazza, ragazzi. Ma cosa non fa Fred? Cosa non fa Fred? Ne vogliamo parlare. Ok. Tutti contro Whimsicott. Non siamo messi benissimo, però. Purtroppo. Allora, prima... Però abbiamo l'Electroware. Spero di avere Discharge qua. Ok, prima scoutiamo quanto danno gli facciamo.
spero di più nel drop di Special Death che nello Scald. Ok, si è ritirato. Ragazzi, questo ultimo match è stato veramente bellissimo. Allora, abbiamo fatto 5 match. Ricapitoliamo, 5 match come al solito. I primi due persi. Primo perso per sfiga, secondo me, perché il freeze dry che congela proprio il turno, che non deve congelare light screen, è stato un disastro. E io ho gestito da Dio il fattore sorpresa, secondo me, no? Il fattore sorpresa della trick room che c'è stata all'inizio. Secondo match, purtroppo l'avversario è stato bravo. È stato bravo a giocare su tutte le protect, a proteggere quel Dragapult nei momenti giusti, a conoscere Quick Feet Jolteon, e quindi sono soddisfatto comunque della serata, perché comunque abbiamo portato 3 vittorie e 2 sconfitte. Quindi sì, voglio vedere il team dell'avversario. Focus Sash, vedete che non aveva mosse erba, tra l'altro le ha usate tutte. Lui molto classico, ma lui era Soulvest. Mazza ragazzi, lui era Soulvest, si è preso uno sbracco di danni. Soulvest con anche investimenti in Special Death e Fred Earth Power Life Orb gli ha fatto male porco. Ragazzi. Ah no? Ok, Arcanine, tutto speed, special attack. Ecco perché non ha retto proprio bene. Graficone qui, grande, grande Loris o Francesco, Francesco. Arrivate però alla fine, purtroppo. Ok, lui non l'abbiamo visto giocare. E niente. Il Sabol Passime è purtroppo troppo chiuso. Ok ragazzi, io qui faccio Quit Battling. In definitiva, il team, io sono super felice di avervelo potuto mostrare. Va migliorato. Quali sono i due miglioramenti che mi vengono in mente di poter apportare adesso? La Blunder Policy su Jith, che sinceramente non è servita a molto. Potremmo pensare di metterci un semplice Thunderbolt, molto classico, e di non metterci una spread che ha, come vedete, un po' di investimenti in speed, perché a più 2 vorrei che superasse i Goodra, quindi 90 base speed. Jolty va da Dio, tra l'altro non so se vedete come è fatto questo Jolteon, l'ho cambiato non finisco scrive non toccare Vicamon. Questo Jolteon io l'ho cambiato perché nel team precedente lo giocavo con investimenti in speed per superare i Venusaur con Chlorophyll, per superare i Gyarados, comunque gli 81 base speed sotto Tailwind. Questo giro qui me ne frego del Tailwind perché ho gli String Shot di Charjabug, quindi ho detto, visto che c'è il Flame Orb, lo investiamo in questo modo. In ogni caso l'Electro Ball fa parecchio male, quindi Jolty anche questa sera sei stato valido, hai tirato uno sbraco di danni modest, come vedete ha tirato uno sbraco di danni a quel Tyranitar, che non se lo aspettava la mossa acqua da Jolteon. Ragazzi, ve l'aspettate la mossa acqua Dynamax da Jolteon? Rotom, classico. Sono felice di aver messo Dark Pulse, non Foul Play, non mi sarebbe servito molto. Con la Light Switch probabilmente avrei fatto qualche giochino, però è rischioso, è un po' brutto, non mi piace. Scusami, Snow, ma non ho proprio letto, mi sono perso un pochino la grafica. Molto bello il team, grazie mille Leonard. Non toccare mica, vabbè. Esatto, Vicable Blunder Policy perché missa Zap Cannon, quindi si fa il più 2 in attacco speciale. Se non missa Zap Cannon, dimezza la velocità dell'avversario, quindi più o meno si equipara. Filtri che nessuno impara Gravity. Purtroppo, ragazzi, nessun Pokémon elettro impara Gravity, impara Trick Room, impara Tailwind, o meglio, di quelli che ho a disposizione. Non ho Pokémon che facciano Intimidate. Sono veramente messo male. Con i DLC mi sbloccheranno Magneson, che sarà molto bello da giocare con Stardew.
Spero che mi sblocchino anche la Gustav Berry, però, perché altrimenti non è che sarà molto utile. E mi sbloccano The Den. Capirai. Vedremo, vedremo. Mica male, ci sta come idea. Sì, peccato che non funzioni proprio al 100%. È vero, arriverà Emolga. Arriverà Emolga che mi darà un grandissimo supporto, ragazzi. Anche per l'Electro Rapid, quindi aspettatevi di vedere Emolga nel mio team di sicuro. Un Pokémon al quale io sono super affezionato. Come vedete è difficile trovare per me un Pokémon elettro che non abbia mai giocato. Anzi, penso che non esista un Pokémon elettro che io non ho mai giocato. Quindi Emolga sì, entrerà nel team di sicuro. Di sicuro. Con Moto Drive sarà anche molto bello. E poi c'è lui. Lui, devo chiedere a Slade, detto lo spaccino di Pokémon, di sistemarmelo. Perché per come lo gioco su Showdown, in realtà ha meno speed, 0 EVs in speed per poter appunto sfruttare il Volt Switch e levarsi come ultimo in campo, e ha tutto HP e defense, come vedete resiste. Cioè ragazzi, con questa spread, quindi niente, non con la defense comunque massimizzata, ha resistito a Max Rockfall di Tyranitar. Cioè di che cosa stiamo parlando, ok? Capo palestra elettro since 2016. Allora, ufficialmente nella Eldas League since 2015. Per quanto mi riguarda personalmente, da quando ho iniziato a giocare competitivo. In realtà già quando giocavo con Al alle medie, lui si divertiva a fare le squadre fuoco, io mi divertivo a fare le squadre elettro, ma quando ho iniziato a giocare competitivo nel 2011, che neanche c'era ancora Showdown, o comunque la gente lo denigrava Showdown, preferiva giocare su Pokémon Online, si chiamava il sito, lì avevo alcuni team e il uno che usavo tantissimo era appunto il Mono Elettro, che lo giocavo con Rotom con doppio schermo, Light Screen Reflect, lo giocavo con Magneton e Violite, e giocavo veramente tante cose molto carine. Sono un giocatore di vecchia esperienza, ovviamente, però sul mondo dell'overuse, non sul mondo del VGC. In VGC ho iniziato a giocare seriamente soltanto quest'anno. Ora parte la lacrimuccia. Beh, sono dei bei ricordi. E poi abbiamo Tatiana, la mia Berta, che è stata gloriosa. Overdrive, Sludge Wave, Snarl, Volt Switch. Quindi. E ovviamente, ragazzi, lui che è veramente un massacratore. Magneton tornerà nel prossimo DLC. Sì, esatto, ci sarà Magneton, quindi Magneson, però ovviamente in VGC giocare Magneton e Violite può essere solo pseudo utile. Io Magneson nel team del 2015, che avevano risbloccato con XY in overused gli Excadrill, prima erano banditi, me lo giocavo con Magnet Rise e Magnet Pull. E palloncino, ed era una meraviglia, bloccava, era il counter degli Excadrill, era bellissimo. Comunque sono molto felice del team. Detto questo, ragazzi, sono felicissimo e ringrazierò ancora in privato il gruppo competitivo Ita per avermi portato una ventata di spettatori. Spero che vi sia piaciuta anche la compagnia del mio Lammy. Cos'altro vi posso far vedere delle cose che mi hanno portato dal Giappone, molto velocemente, prima di staccare. Qui c'è una locandina di Mystery Dungeon. Carina anche, spero che si veda bene. Qui dietro è così. E poi mi ha portato tutto questo poster che forse può interessare a Loris e a Fra di Pokémon Go. L'inerente Pokémon è talmente grosso che non lo aprirò tutto, ed è ovviamente Double Face, spiega un po' di robe di Pokémon Go, ovviamente tutto in giapponese, quindi io non capisco un ciuffolo di niente. Sì, tra l'altro era al contrario.
e molto carino. Comunque queste sono le cose che mi ha portato. La cosa più bella ovviamente l'Ammi, questo bellissimo Pyukumyuku che spero di far vedere ad Aryuna quando si riguarderà il video su YouTube, e ovviamente la bustina con Scorbunny, molto bella. Detto questo ragazzi, vi ringrazio. Se non conoscete la Hellas League trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale Twitch dei The Scholars e ovviamente del gruppo competitivo ITA, con i quali siamo sempre in stretta collaborazione. Questo sabato ci sarà la scuola allenatori Overused di Notsmogon, mentre domenica, per la prima volta sul canale dei The Scholars e per la seconda volta su Twitch, Sblade, capopalestra Drago, parteciperà ad un evento di team building con Lorenzo Franceschi, due ragazzi dei The Scholars, e collaborerà con la sua bella esperienza in VGC. Lui, capopalestra Drago, VGC, ne sa veramente tante. E quindi passate assolutamente, ci saranno anche altri ospiti, creeranno un team da zero e vediamo cosa ne uscirà fuori, sono curioso. Quindi grazie mille ragazzi per essere stati qui con me, ci sentiamo a presto, ciao!